tutti. Allora, oggi vi vorrei fare il tag di cosa c'è sul mio iPhone, che questo è il mio nuovo iPhone 5S. Sono in realtà l'ultima arrivata con l'iPhone, quindi non pensate che lo conosca particolarmente bene, però ho scaricato in questi giorni davvero una valanga di app e praticamente mi esalto tantissimo, perché ho guardato anche altri video in giro, soprattutto per quelle di fotografia, e quindi volevo un pochino condividere con voi cosa c'è su questo iPhone nuovo, che dovrebbe essere vuoto perché ce l'ho tipo da 2 settimane. Papi, che carino, gli ho messo una foto, guardate che carino. Ho fatto la categoria Talk, che ha Viber, Skype, FaceTime e My Vodafone, che è l'applicazione della Vodafone, che è molto utile perché ha tutti i contatori. Che qua si vede il mio numero, magari anche no. Poi, questa è la categoria che mi piace di più ed è quella della fotografia. Ho scaricato per fare collage, che alcune di voi me l'hanno chiesto. Uso o Instacollage o Fotocollage. Vi faccio vedere un pochino le differenze. Instacollage, che ha tutte queste varie cornici diverse, vi dà come default questa qui con gli angoli verdi, ma poi si possono cambiare. Per esempio, prendiamo questa qui con due foto. Vado sul rullino e cerco due foto, tipo questa e questa. Ok. Si possono mettere così, si possono zoomare fuori, dentro, ok. E poi si può levare la cornice in modo che le foto risultino più grandi, si possono eliminare tipo le forme, così, non so bene come descrivervelo, questi di solito li azzero quasi tutti. Poi ci sono varie altre cornici selezionabili anche a tema natalizio e se tipo vi piace una cornice si può tenere quella cornice e cambiare il colore se non vi piace il colore. Tipo qua. Questo è il background color, cioè il colore di sfondo, che oltre alla cornice si può modificare anche il colore di sfondo, e vabbè. E poi si possono fare ovviamente i soliti effetti che ci sono anche su Instagram, cioè selezionando le varie foto, sia sulla foto di destra che sulla foto di sinistra, si può mettere il testo, eccetera, eccetera. E questo vabbè è abbastanza normale. Fotocollage fa pressoché la stessa cosa. Ciao! esatto, magari ci sono forme di cornici un pochino diverse. Comunque, queste qui, per esempio, di là non ci sono. Queste qui. Vabbè, poi qua c'è Instagram, che è il mio solito, facciamoci un po' di pubblicità occulta. Federica, ciao! queste sono io. Ieri ho scaricato Pic Collage, che mi sconquiffera un sacco. In pratica si possono scegliere varie foto, ovviamente. Ok, ne ho selezionate tre, si possono selezionare tutte quelle che volete. Ecco, poi le potete spostare così, che è questo effetto di collage che è molto bello, un pochino tutte storte. Si può ovviamente cioè, cambiare anche il bordo delle varie foto, selezionando su, cioè cliccando su ogni foto, modifica bordo, vedete, modifica la foto stessa, taglia la foto, imposta come sfondo. Se metto imposta come sfondo, me la mette come sfondo di tutto il collage. Ma la cosa bellissima è, ce la faccio forse, vabbè, imposta come sfondo, copiare. La cosa più bella è, proviamo a fare modifica bordo, per esempio vi faccio vedere che ha modificato il bordo del colore che volete voi, va bene? Puoi fare anche applica tutte, puoi fare l'ombreggiatura, eccetera. Si possono aggiungere, aggiungi foto, foto da internet, aggiungi text, e va bene, si può aggiungere il testo, ma aggiungi adesivi, e ci sono un sacco di adesivi bellissimi, tipo questo cuore, un sacco di cose natalizie, queste qui per la mamma, se volete fare una foto per la mamma, tipo per la festa della mamma, per il suo compleanno, e sono tutti gratuiti se fate il login con Facebook. Perché non avanti? Ecco, questi qui ci sono quelli del Forever Alone, questi di Natale, e sono tutti sticker che potete aggiungere alla foto e sono davvero davvero belli. Questi graffiti, questi hipster, degli animali, i vari cuori, gli smiley, la musica, vabbè, i gatti, insomma, veramente questo per il papà, la stessa cosa. Veramente una varietà incredibile, Halloween e basta. E poi quando avete finito cliccate su questa cosa e ve li mette tutto uno sull'altro e poi voi li potete spostare come volete. E voilà, il vostro collage è fatto.
questo è bellissimo, piccolage. InstaPlace invece è, vabbè, lo conoscerete tutti, comunque vi fa vedere la location, è la mia preferita, è questa qua, col cuoricino, con su scritto Milano, e in base alla location poi potete cambiare. Al posto di Milano potete anche selezionare il testo e scrivere, che ne so, Firenze, tipo così. E quindi vi cambia tutto con Firenze. Saturday morning Milano, I love Saturday, home sweet home, tutte queste cose qui poi vi appaiono sulla vostra foto. Quindi voi scattate la foto, home sweet home, tipo questa, voilà, e vi esce la foto con, ecco, questa, carino, no? E ci sono vari altri set, tutti qua, holiday set, quello dei viaggi, dei cibi e delle bevande, che vi fa per esempio Delicious o Yummy, insomma, bellissimo. InstaFrame, che è quello delle varie cornici, e quindi se volete una foto con lo sfondo del cuore, basta fare voilà. Si chiama AutoCam, è quella del timer, che potete modificare. Qui ho 10 secondi, 15, 20, insomma, potete modificarlo come volete e così fa l'autoscatto. Questa invece si chiama Light Peak Free e in generale funziona meglio se si paga. Se non si paga, invece si hanno solamente poche funzioni, per esempio solo queste centrali. Quindi io ho fatto la foto del mio salotto e potete aggiungere le varie, non so, queste luci, e si può anche aggiustare l'intensità se le volete un pochino meno evidenti, si può aggiustare la cornice, che però non sono molto belle queste funzioni. È bello semplicemente perché potete aggiungere le luci, aggiungere questi cuoricini, solo quelli centrali, perché gli altri, come vedete, hanno tutto il lucchetto, o questo, stelline, alberi di Natale, queste specie di luci. L'altra pagina sono quelle che uso un pochino di meno perché non mi hanno sconquiferato molto, però per ora le tengo. Questo qui si usa principalmente per cambiare la forma della cornice, anche questo permette di fare la foto a cuore, però appunto il background rimane nero. Permette di piazzare qualche scritta sopra la foto, per esempio add text, done, e potete cambiare il carattere. Font, e qua vi fa vedere tutti i vari caratteri disponibili, ce ne sono alcuni veramente molto carini. Questo. Ecco, al posto di schiacciare Add Text, come ho fatto io, fate Add Artwork e vi dà lui alcuni testi o sticker predefiniti, per esempio End, questa cosa così. E non si può purtroppo modificare il testo, però sono carini questi qui, come sono scritti: End, Boom, The, For, eccetera, Faith, eccetera. Potete cambiare il colore di questi e basta. L'avevo scaricato perché ero stata attirata da questi testi scritti così, però in realtà non si possono utilizzare più di tanto, forse. Questo invece è ViscoCam, potete aggiungere le foto. Adesso c'è la mia con Babbo Natale, e qua si può modificare ovviamente con vari effetti, come sempre, ma poi se cliccate due volte sullo stesso effetto, per esempio questo sfuma. Ognuno di questi effetti è modificabile se ci cliccate due volte sopra. Della musica, queste le conoscete tutti, altrimenti per cercare un'application di yoga ho scaricato per sbaglio questa Relax Melodies, e è bellissimo perché potete creare la vostra melodia. È il carillon, per esempio, se no ci sono i grilli, i rumori della notte, c'è tipo Zen, e si possono tutte aggiungere una sull'altra, e poi potete salvare le vostre preferite, le vostre combinazioni preferite qua su Favorite. Per esempio, io ho aggiunto questa che si chiama Ninna Nanna. C'è la mamma che vi canta la Ninna Nanna. Bellissimo, no? Anche se la faccio ascoltare i miei nipoti quando sono indemoniati. Se no, vabbè, le altre sono predefinite. Le potete impostare anche come sveglia, anche se non ho ancora capito come fare. Veramente tante.
Groupon che fa vedere le offerte del giorno, lo conoscete tutti, Yelp che è una cosa che ti trova ai bar e ai ristoranti e anche tipo TripAdvisor fa le recensioni di vari bar e posti e luoghi. Trova Cinema è quella l'applicazione che uso anche sul computer per vedere cosa c'è in quale sala, dove, a che ora. Around Me che ti fa vedere appunto vicino a te che tipo di posti e luoghi ci sono da vedere di interesse. La APU che vi fa vedere le offerte di oggi tipo dei vari posti di aperitivi o di bar, insomma, per esempio qua, meno 2 euro, Mosca o Mule, ti dice quanto dista da casa tua, per esempio, via Teodosio 60 Milano, tagliere di salumi, calice di vino a 8 euro invece di 10 euro, valido dalle 18 alle 21:30, questa offerta scade tra 17 giorni, 12 ore, eccetera, eccetera. Ed è molto utile, guardate quanti ce ne sono. LinkedIn, che è una specie di social network professionale dove ognuno mette il suo profilo professionale, Bitstrips, che l'avete visto su Facebook, quelle vignette che escono ultimamente, e Shareabile, me l'ha fatta conoscere una mia amica, è per esempio quando si va al ristorante e si vuole non so, dividere il conto e vedi chi deve fare cioè chi deve dare che cosa. E insomma si aggiustano un pochino i debiti con quello. Altrimenti, per quanto riguarda la salute, ho messo Runtastic che è contapassi, questo qui che ti calcola il ciclo. Vabbè, ok, magari non tutti sono interessati a vedere, però è bello perché si può mettere ogni giorno del ciclo, tipo di che umore sei e vabbè, varie altre cose interessanti. Daily Yoga invece è l'applicazione che mi fa fare il training di yoga quando non sono in palestra. Ed è bellissimo perché, vabbè, anche questo è gratis. Sentite la musichina? Ok, start training e potete tipo scegliere fra varie cose, tipo daily yoga per la schiena, per meditazione, oppure una sequenza di yoga per principianti, oppure per gli addominali, eccetera, eccetera. Vabbè, le app della cucina non le ho ancora utilizzate molto perché, come sapete, a me piace magnà, ma io non cucino. Vabbè, l'applicazione di Giallo Zafferano di iCuoco, che appunto fa antipasti, primi piatti, verdure, eccetera, eccetera. Insomma, per esempio, dà un sacco di idee per le ricette. Ne volevo una per gli aperitivi, e quindi appetizer questo. Tipo appunto scopri il tuo aperisfizio, puoi scegliere se è piccante, se è dolce, se è fresco, forte, scegli la difficoltà, a sorpresa, romantica, e scegli l'occasione. Hai pasta, dove c'è anche come strumenti, per esempio il dosa spaghetti, e qua mettete gli spaghetti in base a quante persone siete. Come appunto app di Natale ci posso mettere il naso di Rudolph, per esempio, ok, o se no mi posso mettere anche le corna, che non si sa mai, ecco, tipo di qua, vabbè, c'ho già il berrettino. Comunque White Christmas, che è bellissimo perché c'è sia la possibilità di appunto far scendere tutta la neve, poi qua c'è il flash, se schiacciate su Rudolph c'è il flash che si attiva, se no qua ci sono vari altri sticker appunto che si possono selezionare per da mettere sulla foto, però appunto prima che voi la scattiate. Questo cos'è? Ah, ecco, sì, capovolge. Ok. Un Christmas booth, c'è anche, ecco quella, ok, girati, voilà, e poi centrate il cappello, ok, poi si può aggiustare la neve, metterla di più, di meno, ecco, si può aggiustare il cappellino dove lo volete voi, o se no mettere anche altre cose, tipo la barba, tipo il cappello da elfo. L'ultima molto utile di Natale è una che non vi permette solamente di fare le foto, ma vi dice anche quanto manca a Natale. Vi fa vedere, vabbè, il calendario, le barzellette di Natale, ci sono degli sfondi di Natale, ci sono le canzoni di Natale. Ma c'è anche la possibilità di mettere questa la chiudiamo subito, una lista di Natale
con tutti i regali che intendete fare, a quali persone li intendete fare, cosa intendete regalare a quelle persone e quanto intendete spendere. Alla fine vi fa una specie di lista della spesa, prevedendo anche appunto il budget finale, quindi è molto utile perché poi elettronico ve lo potete portare dietro dovunque siate. Per quanto riguarda lo svago, vabbè, non ho tantissimi giochi, ho Quiz Duello, ho Paolo Fox, che è l'oroscopo, e poi ho Fatify, che è quella che ti ingrassa. Ecco qua, e sull'applicazione siete anche animate, vedete come vi ammicco, chiudo gli occhi, eccetera, eccetera. Poi invece se la volete condividere vi scatta la foto e la foto ovviamente è immobile. L'ho fatto diventare un elfo obeso. Poi c'è anche questa Minube, non so bene com'è, che mi ha fatto conoscere una mia amica che se schiacciate su Ispirami potete scegliere nell'arco di tipo a meno di 500 km, ho messo io cosa c'è da vedere. Tipo, se avete poco tempo, per esempio, potete scegliere 2 giorni di tempo, destinazione per 2 giorni, e vi fa vedere cosa c'è 2 giorni da vedere vicino. Cioè, tipo di viaggio, potete scegliere se tipo all'avventura scopri una città, qualcosa di esotico, eccetera, e in quale continente, e che ne so, ricerca di ispirazione. Ho messo il blu e quindi mi è venuto fuori questo. Vedete, in base ai colori. Sono sempre foto postate da utenti, Olbia, che le hanno scattate, dove appunto è presente il blu. Se avessi messo, che ne so, rosso, rosa, Shanghai, Barcellona. Scusatemi se sembro tipo una pazza isterica in questo video, ma dovevo parlare veloce perché c'è un sacco di cose da dire e poco tempo. Comunque, tenete presente che sono tutte app gratuite che ho scaricato. Mi sembra che solo Over l'ho dovuto pagare, comunque lo vedete nell'App Store, l'ho pagata tipo 1 euro qualcosa. Fatemi sapere se vi ho fatto scoprire qualcosa di interessante e se scaricate alcune di queste app o se avete altre da consigliarmi di scaricare perché mi sto facendo prendere proprio benissimo da questa cosa. E quindi niente, a presto, ciao!